Precarietà vuol dire per carità, quindi senza diritti, per carità. La precarietà uccide l'idea di contratto nazionale, il contratto è la linea di confine allo sfruttamento, è il riconoscimento della pari dignità del lavoro e del padrone, diciamo così, che devono trovare un punto di mediazione tra di loro. Il punto, e finisco, è che cos'è il bene comune? Il bene comune è la finanza o il bene comune è lo star bene delle persone? E io credo che questo sia appunto quello che unisce e mette insieme. Io penso che questa non sia un'iniziativa di solidarietà. Noi dobbiamo costruire insieme, costruire un blocco sociale capace di avere un progetto di società diversa, perché noi non vogliamo solo resistere, noi vogliamo vincere, perché o vince l'essere umano o vince qualcos'altro. E io credo che da questo punto di vista, quindi complessivamente, con le nostre differenze, con i diversi punti di vista, e questa la questione, quindi da questo punto di vista, perché mettiamo la democrazia al centro. E io voglio anche ringraziare il sindaco De Magistris proprio sulle questioni Fiat in modo molto esplicito, perché poi gli atti concreti contano. Noi ce lo ricordiamo tutti cosa ha dichiarato De Magistris quando Marchionne è venuto qui a inaugurare la banda. Rispetto, anche prima, ma in quel caso diciamo è stato è stato un momento emblematico. Da che parte stai rispetto a chi mette al centro che cosa? Ecco, io credo che noi di queste cose abbiamo molto bisogno, e la manifestazione, lo sciopero dei metalmeccanici del 9 per noi è uno sciopero dei metalmeccanici, ma che spera di vedere intorno a sé una capacità di riconoscere che cosa abbiamo in comune per portare avanti appunto tutti insieme una battaglia di democrazia e di civiltà. Prima, e siamo ancora molto lontani dal fatto che il lavoro sia effettivamente un diritto, e lo dobbiamo dire con forza soprattutto dal Mezzogiorno, perché io vedo che troppo spesso, a proposito di beni comuni, sia passato invece il concetto che il lavoro diventa proprio uno strumento per far sì che le persone appartengano ad altri. Io penso che uno dei più gravi ricatti del Mezzogiorno sia stato proprio quello di concedere il lavoro come privilegio, in modo che quella persona non è libera, è schiava perché appartiene a qualcuno. Appartiene al politico, poniamo, gli ha dato il posto di lavoro, o all'imprenditore, gli ha dato il posto di lavoro, o a qualcun altro, gli ha dato il posto di lavoro. È l'esatto contrario del bene comune, perché quello è un concetto di appartenenza nel senso di schiavitù moderna. Noi invece attraverso i beni comuni vogliamo iniziare un processo di liberazione, che è esattamente il contrario, cioè che è fondato esclusivamente sui diritti e sulle libertà. È curioso che oggi chi fa questo ragionamento venga considerato estremista, sovversivo e socialmente pericoloso. Ci dà un pochino, ci fa capire i tempi. Io non credo che noi siamo minoranza. Tu hai iniziato il tuo discorso dicendo le minoranze. Io farei questa precisazione, se me lo consenti, ma penso che siamo tutti d'accordo. Siamo minoranza nei poteri, questo sicuramente. Nei poteri forti, nelle oligarchie di potere, nelle concentrazioni di potere. Io l'Italia l'ho un po' girata prima di diventare sindaco, e anche adesso da sindaco credo di avere un po' il polso della situazione. Io credo che questo movimento, questo pensiero, questi ragionamenti e queste lotte sono maggioranza nel paese. Quindi ecco perché è importante che le istituzioni si schierino e diano forza a queste battaglie, perché è un modo per far crescere questa rete e far diventare anche maggioranza nelle istituzioni queste battaglie. Ecco perché la vera sfida oggi è portare queste istanze, queste lotte, non solo nelle piazze ma anche nei governi. Oggi nei governi di una città, perché noi stiamo qua in quella della sala giunta, quindi non stiamo solo in una piazza davanti alla fabbrica di Pomigliano, stiamo dicendo queste cose in un luogo di governo. E io che credo che queste cose, l'ho detto anche recentemente, le dobbiamo prima o poi portare anche nei luoghi del governo nazionale, perché non sono affatto convinto che queste battaglie dovranno essere sempre battaglie di minoranza, di rappresentanza, ma io credo che possono diventare un patrimonio comune del paese. L'abbiamo ricordato anche al Consiglio Comunale l'altro giorno, facendo un consiglio monotematico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su quelle che vengono chiamate morti bianche. A me non piace per nulla questo termine, l'ho detto, secondo me sono omicidi, non sono morti bianche, è una cosa molto diversa, perché morti bianche fa quasi pensare a qualcosa che non abbia a che fare con il mio. L'ho detto in modo molto chiaro, io credo che noi abbiamo iniziato una lotta che deve portare
a far sì che al centro dell'attenzione nel paese e al centro delle nostre battaglie ci debba stare il lavoro e le persone. E sono convinto che il lavoro e le persone vinceranno sulle logiche padronali e sul capitale. Questa è la vera sfida che noi oggi ci troviamo davanti, tra chi pensa che debba dominare chi ha il potere economico e chi pensa che invece al centro dell'azione di ogni programma politico ci debbano stare le persone, i diritti e quindi i lavoratori. Diceva qualcuno, l'uomo ad una dimensione, l'avete un po' accennato prima, che la vera dimensione la dà il lavoro, c'è poco da fare, se non lavori stai sempre in una condizione umana disagiata e stai in una condizione economica di sofferenza e rischi sempre di cadere nella trappola dell'appartenenza. E quando fai battaglie per il lavoro, fai anche battaglie di sicurezza e contro la criminalità, non lo dimentichiamo mai, l'ho ricordato anche al ministro Passa l'altro giorno, difendere il lavoro a Napoli significa anche difendere la sicurezza e la lotta alla criminalità organizzata, perché nessuno nasce delinquente. Molte persone vanno nella devianza anche perché non hanno alternative sociali, economiche e molto spesso di lavoro. Ecco perché oggi è molto importante stare qui a ricordare queste cose. Vorrei concludere un paio di passaggi. Uno, dire in modo molto chiaro che quello che sta accadendo nelle fabbriche, in particolare a Pomigliano, sulla discriminazione nei confronti degli operai appartenenti alla FIOM non è solo un atto autoritario e discriminatorio, è un atto illegale e contro la Costituzione repubblicana. Quindi va condannato in modo fermo, anche perché si tratta di fatti che sono stati documentati e io credo debbano essere anche oggetto, francamente, dell'attenzione della magistratura ordinaria, perché di fronte a un atto palesemente incostituzionale e illegale, io credo che sono tutti gli estremi perché si facciano degli accertamenti approfonditi. Quindi io sono molto contento del fatto di aver partecipato a questa iniziativa, vi posso dire che tutta la Giunta è unita in questa battaglia e credo che Napoli farà sentire la sua voce anche nel futuro, a cominciare dall'iniziativa del 9 marzo e per tutte le altre che ci saranno, in favore dei diritti dei lavoratori e della classe operaia. Forse il merito più grande che avete avuto è stato quello di aver ricordato a un paese troppo narcotizzato che la classe operaia del nostro paese ancora esiste. Io ancora negli occhi, perché ero presente, quella straordinaria manifestazione dell'ottobre del 2010, che rimane una delle manifestazioni politiche più interessanti e più belle della nostra epoca contemporanea. Qualcuno nei palazzi dei poteri forti e tra gli opinionisti più illuminati, ovviamente più illuminati tra virgolette, la considera l'antipolitica che avanza. Io invece credo che sia esattamente il contrario, quella politica che avanza, che fa molto paura ai poteri, e se ci riflettete bene, ogni giorno si concentrano sempre di più. Quella è un'operazione di preoccupazione. Io sono molto fiducioso che il futuro ci riserverà delle sorprese molto interessanti, perché credo che ormai i cittadini stanno in tutto il paese iniziando a comprendere che la vera mafia non è quella della coppola e della rubara, ma è di quello di cui le persone che si vestono degli abiti come quelli che abbiamo noi oggi per violentare ogni giorno le istituzioni, di quelli che detengono il potere economico per calpestare i diritti dei più deboli, di quelli che vogliono allungare la disuguaglianza nella nostra società. Io vedo molta convinzione, molta maturità nel popolo italiano e poi sono sempre convinto che nei momenti di crisi il nostro paese ha dato sempre degli scatti importanti di regno e di orgoglio proprio fondati sui diritti, perché questa Costituzione repubblicana non è un pezzo di carta, vive e la dobbiamo far vivere. Io ogni volta che parlo di Costituzione tra i giovanissimi della nostra città percepisco nei loro occhi la voglia di combattere, quindi io sono convinto che questa lotta la vinceremo. All'inizio effettivamente sembravamo in pochi, io me ne ricordo le iniziative, anche all'interno tra i politici, diciamo così, mi sembra che lo schieramento stia aumentando. Chiudo su questo, l'altro giorno il ministro Clini mi ha detto, sindaco, sui no-tab, lei, lo schieramento che rappresentate voi, avete il 25%,
noi abbiamo il 75, di sinistra, non scherzi molto su questa cosa, perché 25 ci vuole poco arrivare a 50, ed è una battaglia di una piccola comunità montana, già avere il 25% nel paese su quello significa che evidentemente sta crescendo, è l'informazione. Se fai capire alle persone che queste sono battaglie giuste, le persone si schierano. Se le cose non le racconti, le persone magari vengono drogate e si possono in qualche modo distrarre. Ma noi ormai abbiamo capito quali sono gli strumenti di distrazione di massa, e per questo che non ci accontentiamo della televisione, di internet, facciamo tutto. Messaggi in modo della comunicazione via telefono, via radio, via televisione, via piazza, e adesso a Napoli anche attraverso le istituzioni. Io mi auguro che le amministrazioni siano sempre maggiori, i sindaci siano sempre maggiori, sempre di più, che porteranno queste battaglie per i diritti anche nei governi. E là potremmo dire finalmente di aver realizzato non solo una rivoluzione vincente nelle piazze, ma anche nei luoghi della rappresentanza politica. Grazie a voi per quello che avete fatto.